Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio dare, più che un'istruzione vera e propria, diciamo un consiglio di utilizzo di Ubuntu Software Center. Eccolo qui, lo vedete aperto in questo momento, in combinazione con i famosi PPA, cioè i famosi archivi di pacchetti esterni ai repository ufficiali di Ubuntu. Ecco, diciamo che non si è per niente obbligati ad utilizzare questi PPA. Probabilmente l'utente comune che ha già tutto ciò che gli serve grazie ai repository ufficiali di Ubuntu non necessita di questi miei consigli e piccole istruzioni, ma chi come me, insomma, deve un po' sperimentare, indagare o vuole per sua curiosità sperimentare e indagare, solitamente incappa prima o poi nella necessità di dover aggiungere degli archivi PPA che aumentano la disponibilità di software o mettono a disposizione software già presenti nei repository ufficiali, ma magari con versioni più avanzate, magari anche un po' sperimentali e meno stabili, ma più avanzate. Quindi si possono provare, diciamo, delle anteprime di certi software che poi diventeranno più stabili e ufficiali più in là nel tempo. Ecco, quindi operazione non necessariamente per tutti, ma usata da molti, aggiungere archivi ulteriori, repository ulteriori a quelli ufficiali. Ecco, Ubuntu Software Center si è evoluto nel tempo e nelle release, nei diversi rilasci di Ubuntu, ed è arrivato con Ubuntu 12.04 ad una forma molto ben, diciamo, come dire, mi sfugge il termine corretto in questo momento, una forma o quasi ottimale, ecco, volevo dire ottimale, ma diciamo pure quasi, ecco. L'indirizzo che sta prendendo è evidente. Chi usa uno smartphone, che sia poi delle famiglie Apple o Android, e anche Windows, mettiamoci là, anche se sono poco diffusi, ma vabbè, comunque tutti hanno in comune una caratteristica che sono gli app store, cioè i negozi, i repository degli applicativi, ecco, insomma, gli app, i famosi app store delle app che si scaricano sui telefoni, ecco. Ubuntu Software Center per il mondo PC, tablet, quello che vogliamo, mira ad implementare lo stesso funzionamento, quindi presenta delle novità, presenta i software più votati, presenta dei consigli, suddivide per categorie gli vari applicativi, mostra quanti elementi sono presenti attualmente, più di 60.000, eccetera, eccetera. Fa, tra virgolette, qui in cima pubblicità in un banner che cambia poi regolarmente a vari software. Insomma, abbiamo capito che il concetto che sta dietro Ubuntu Software Center è molto simile a quello che sta dietro agli App Store per gli smartphone, ecco. E tutto questo appunto si è evoluto nel tempo. E c'è un aspetto però che non è ancora stato implementato completamente, cioè Ubuntu Software Center è diventato anche veloce, carino graficamente, bello, facile da usare, interattivo, anche per qualsiasi tipo di utente, ma c'è una cosa appunto che nella quale è ancora carente, ed è la gestione delle sorgenti software esterne, diciamo, quello che ho detto che si chiamano PPA, i repository, che sono sorgenti software ulteriori, aggiuntive. Fra i menu c'è sorgenti software, quindi in realtà in quanto tali le sorgenti software sono gestite, qui vedete che ho già tutte le mie sorgenti aggiunte. Ma il problema dove sta? Che quando aggiungiamo o togliamo una sorgente software non è previsto, non è ancora previsto l'aggiornamento, il cosiddetto refresh. Quindi se io aggiungessi in questo momento un archivio PPA e facessi chiudi e poi mi cercassi quel tal software qui in cima nel campetto di ricerca per appunto installarlo, non lo trovo. Non lo trovo perché Ubuntu Software Center non lo riconosce ancora, non avendo fatto un
un refresh, un'attualizzazione dietro automatica delle sorgenti software. Ecco, in questo c'è ancora una carenza che, ripeto, per l'utente comune che non si occupa e non si preoccupa di queste cose, nemmeno se ne accorge, ma per chi sperimenta se ne accorge come. Come fare quindi? Certo non bisogna aspettare il prossimo riavvio del PC per avere le sorgenti software aggiornate, cioè così funzionerebbe, ma ovviamente è improponibile. E quindi il mio consiglio, dopo varie prove che ho fatto con vari comandi e sistemi, ne ho trovato uno, almeno sul mio PC è così, uno che va a colpo sicuro e che permette appunto di attualizzare le sorgenti software per poi riaprire Ubuntu Software Center e ritrovarsi appunto subito tutte le informazioni. Ecco, una volta fatto questo lavoro, ovviamente, quando si è stabilizzata la situazione, non c'è più problema. Ecco, Ubuntu Software Center, come vedete, poi presenta in tutto il software anche tutti i miei PPA che ho aggiunto. Mi sembra sono 12 o 13, perché senza PPA si arriva fino a qua praticamente, ecco. Quando avete appena installato Ubuntu avete queste quattro voci e non avete ovviamente queste che sono i repository che io ho aggiunto in più. Ecco, per fare in modo che questa menu a tendina si popoli tutti i PPA e Ubuntu Software Center li riconosca, bisogna appunto fare un refresh, un'attualizzazione delle sorgenti software. E allora come fare? Dico, quindi il mio consiglio è non. È inutile aggiungere le sorgenti software, cioè si può fare, ma è inutile farlo da qui se poi non c'è l'attualizzazione. E allora io dico, si spegne, si chiude, quindi si parte chiudendo l'Ubuntu Software Center. Anzi, primo passo, se vogliamo proprio fare da zero, con l'Ubuntu Software Center aperto si comincia ad installare il buon vecchio Synaptic. Synaptic, che è il gestore dei pacchetti software che poi noi installiamo, abbiamo installato nel passato, ma anche attualmente, niente proibisce di continuare ad usare Synaptic. Diciamo, fino alla versione di Ubuntu 10.04 circa, c'era già, è una versione primordiale di Ubuntu Software Center, però io personalmente ho sempre preferito usare Synaptic almeno fino lì. Adesso che sono passato Ubuntu 12.04 voglio usare Ubuntu Software Center, quindi Synaptic lo uso, lo tengo lì installato quasi per l'unico scopo, avete già capito, di attualizzare le sorgenti software, ma poi non lo apro più perché la via futura è quella da usare, per poter spiegare anche a chi mi segue e agli utenti come si deve fare, la via giusta è usare l'Ubuntu Software Center, perché questo ha scelto Canonical per Ubuntu. Comunque, Synaptic c'è sempre nei repository, quindi il primo passo si installa Synaptic. Una volta installato Synaptic si chiude l'Ubuntu Software Center, quindi lo chiudiamo, voilà, e ci ritroviamo con Synaptic installato e aperto. Eccolo qua, il buon vecchio Synaptic. Chi l'ha sempre usato, chi lo usa tuttora, lo riconosce con la sua classica interfaccia. Qui sotto, fra i vari pulsanti, c'è uno che si chiama Origine, che presenta appunto l'elenco dei PPA, che poi è uguale a quello che abbiamo visto nell'Ubuntu Software Center prima, il menu a tendina, e qui ci sono già tutti i miei PPA. Qui nel menu Impostazioni, Repository, ci ritroviamo praticamente nella stessa finestrella di gestione delle sorgenti software che abbiamo già visto prima nell'Ubuntu Software Center. Sotto altro software c'è il pulsante aggiungi e qui si possono aggiungere ad uno i vari PPA che solitamente noi conosciamo già quali abbiamo bisogno, quindi si aggiungono ognuno i propri, ognuno faccia per conto suo, quindi 1, 5, 10 PPA io consiglio aggiungere, se si conoscono già aggiungerli qui, poi si fa chiudi e a differenza dell'Ubuntu Software Center qui c'è il pulsante aggiorna, questo è quello che fa la magia che io ho trovato, che è l'unico che funziona. Si schiaccia aggiorna qui, si
aggiorna tutto l'elenco dei pacchetti, tutto l'elenco dei PPA esterni, tutto quanto, ma veramente lo aggiorna e poi si può chiudere, si fa esci e Synaptic ha fatto il suo lavoro. Quindi abbiamo aggiunto i PPA. Abbiamo aggiornato tutte le sorgenti software, adesso possiamo alla fine poi la chiusura del cerchio e tornare in Ubuntu Software Center e finalmente si possono poi cercare i software compresi, appunto qui poi appaiono questa tendina, ecco qua, compresi tutti i PPA aggiuntivi, senza dover fare il reboot del PC, senza dover fare cose strane, comandi da terminale, basta installare Synaptic, premere quel tasto aggiorna, riavviare Ubuntu Software Center e state sicuri che è aggiornato. Quindi breve tutorial per spiegarvi, per mostrarvi questo mio consiglio di utilizzo, perché questo è la base, diciamo, anche per futuri tutorial nei quali do per scontato che si installi magari un software da un determinato PPA. Grazie a questo piccolo tutorial, almeno avete la base per capire come ho aggiunto il PPA e come cercando qui poi mi trovo subito il software senza fare niente di particolare. Voilà, finito. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e alla prossima. Ciao ciao.